Questo mi interessa anche il parere di Sallusti, perché effettivamente in molti hanno detto e scritto se l'Europa tira fuori questi soldi, davvero il sovranismo Ah beh, ha certo, un sì. po', insomma, le armi spuntate, perché l'Europa rischia di diventare, con tutti i suoi difetti, il gigante buono che ci tira fuori dai guai. Che ne pensi, Alessandro? Ma assolutamente sì, non perché l'Europa sia buona, ma perché non c'è alternativa. Il sovranismo è già in grande difficoltà, perché le denunce sono corrette, i rischi che denuncia sono veri, ma non c'è alternativa. E quindi non vedo una ricetta sovranista alternativa al fatto di dover salvarsi attraverso l'Europa. Per cui il sovranismo è sicuramente in crisi. Però io penso che nella storia nessun leader dell'emergenza è coinciso col leader della ricostruzione Churchill. Non e del rilancio. Non chiedetemi perché, non è una questione statistica, è una questione scarsa. Non è mai successo, probabilmente perché non può succedere, perché gli errori, le divisioni, le lacerazioni necessarie per affrontare l'emergenza Cioè, sono tu mi stai dicendo che la incompatibili crisi è rinviata, a con un. settembre se ne riparla? Ma è rinviata, ma non perché Salvini farà cadere il governo che non può, Per ma cosa neanche interna la Renzi che non maggioranza? gli conviene, perché nei fatti non sarà possibile che le stesse persone che hanno gestito male, dico io, però è un'opinione, male l'emergenza siano anche quelli che gestiranno la ripartenza, Però la scusami, se ricostruzione, la Draghi è rinascita. indisponibile, chi vedi per capire? Colau No, ormai io è non lo so e non esaurito. sono un esperto, non lo so. Mi affido al buon senso e al fatto che la storia si ripete sempre con delle piccole varianti, ma la storia Però qui ha è proprio una sempre la mancanza stessa di dinamica. alternativa il punto centrale, no? Che cosa c'è dopo Conte? Chi è che gestisce 100 Al miliardi a momento fondo non lo perduto? Al vediamo. momento